Buonasera a tutti. Allora, questa sera facciamo un circuitino per tutto il corpo. Quindi il circuito, come sempre, avrà una durata di circa 20 minuti. È un circuito pensato per tutti, quindi molto semplice. Abbiamo bisogno solo di due bottigliette d'acqua o al massimo due pesini se ce l'abbiamo, comunque qualsiasi cosa abbiamo in casa va bene. Quindi sarà una sorta di HIIT. Lo scopo è quello di andare a cercare di bruciare qualche caloria, di cercare di tenerci un po' attivi, visto che di questo periodo si sta diventando sempre più sedentari. Ciao Paola. Sì, settimana scorsa ho avuto un problema e non ho potuto fare il video. Però questa settimana sono tornato. Quindi, come dicevo, sarà una sorta di circuito a PH dove alterniamo esercizi per la parte bassa e esercizi per la parte alta. E durerà circa 20 minuti. Io direi che aspettiamo giusto 2 minuti, poi partiamo perché i tempi sono abbastanza stretti. Quindi andremo a fare 5 esercizi che intanto vi elenco. Saranno il primo un esercizio cardio, che sarà il jumping jack, che ci serve per alzare un pochino i battiti cardiaci. Poi, come detto, alterniamo parte alta e parte bassa, quindi avremo squat, spinte in alto per i deltoidi, per le spalle, poi stacchi a gambe tese per i femorali e i glutei e di nuovo parte alta, quindi il rematore per i dorsali. Ripetiamo il tutto per 4 volte, è un circuito a tempo. Quindi abbiamo 45 secondi di lavoro per ogni stazione e poi 15 secondi di recupero. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello di riuscire a fare più ripetizioni possibili nei 45 secondi, comunque sempre con una buona tecnica. Quindi anziché farne troppe e non fate male, facciamone meno ma fate bene. L'obiettivo resta comunque farne il più possibile. Ok, giusto un minutino e si parte. Dato che i tempi sono abbastanza ristretti, utilizziamo il primo giro anche come riscaldamento. Quindi è un circuito quasi praticamente a corpo libero, quindi non c'è nessun problema. Preparate 2 bottigliette d'acqua, al massimo 2 pesini. Imposto il timer e iniziamo. Ok, primo esercizio, jumping jack, 45 secondi a partire da ora, via! Cercate di tenere un buon ritmo. Ancora 25 secondi. Ultimi 10. Stop. 15 secondi di recupero. Prossimo esercizio, squat. Quindi ci mettiamo già in posizione. Ok, punte che guardano leggermente verso l'esterno. Spingo verso l'esterno le ginocchia, schiena dritta. Via. 1. 2. 3. 20 secondi ancora. Facciamo delle spinte, ciao Manuela, delle spinte per le spalle, quindi da qua,
scapole chiuse, piede presse, spingo verso l'alto e ritorno. Ok, siamo a metà, ancora 20 secondi. Dieci. Tre. Due. Uno. E recupero. Teniamo sempre le bottiglie o i manubri, andiamo a fare degli stacchi a gambe tese, quindi da questa posizione fletto il busto in avanti, porto indietro le anche, schiena dritta, scapole chiuse, le bottiglie passano vicino al rasente, alle tibie, da qua spingo a terra con i piedi e ritorno. Ripeto. Venti secondi ancora. Dieci. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Ok? Sempre con i manubri, stessa posizione. Busto inclinato davanti, schiena dritta. Andiamo a fare il rematore. Quindi da questa posizione spingo in alto i gomiti e ripeto. Per capire meglio il movimento posso immaginare di prendere qualcosa e di volerlo infilare nelle tasche. Gomiti che passano vicino ai fianchi. Venti secondi ancora. Dieci. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Primo giro finito. Sempre solo 15 secondi di recupero. Ripartiamo con i jumping jack. Ultimi 5 secondi di recupero. 3, 2, 1, via, cerchiamo di tenere un buon ritmo. Ancora 20 secondi. Dieci, cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Ok, ci prepariamo per fare gli squat. Ancora 10 secondi di recupero. Ok, punte sempre che guardano verso l'esterno. Via, spingo verso l'esterno le ginocchia e scendo al centro. Via. Siamo a metà, ancora 20 secondi. Dieci. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno e stop. Ok? Bottiglie e andiamo con le spalle. Teniamo
teniamo le scapole chiuse e basse. Da qua spingo i gomiti verso l'alto e ritorno. Siamo a metà, ancora 20 secondi. Via. Spingo bene a terra con i piedi, devo sentirsi attivare i muscoli posteriori della coscia e possibilmente anche i glutei. Ancora 10 secondi. Passano vicino ai fianchi. Siamo a metà, ancora 20 secondi. Ripartiamo di nuovo con i jumping jack. Siamo a metà, iniziamo ora il terzo giro e dobbiamo fare 4, 2, 1, via. Ok, ancora 20 secondi. Serie di spinte,
posizione, via. Ok, scegliete voi il vostro ritmo. A questo punto dovreste iniziare già a sentire un pochino di affaticamento. 20 secondi. Secondi. A metà, 20 secondi. Ultimi 20 secondi di jumping jack. Secondi, cerchiamo di fare più ripetizioni possibili, ancora 10 secondi,
Ciao Tiziana, grazie a te. Ciao Vanessa. Via. Ultimi 20 secondi. Quindici, dieci, non mollate, cinque, quattro, tre, due e stop. Ok, ultima serie di stacca gambe tese. Tre, due, uno. Via. Ultimi due esercizi. Venti secondi. Dieci, cinque, quattro, tre, due, uno, ok, 15 secondi di recupero, l'ultima di rematore e il circuito è finito. Mi preparo, tre, due, uno, via. Ultimi 20 secondi. Quindici. Dieci. Cinque. Quattro. Tre. Due. E stop. Ok. Circuito finito. Facciamo un po' di defaticamento, un po' di stretching leggero e veloce perché sta per iniziare il corso di yoga. Quindi allunghiamo un pochino le spalle, prendiamo con un braccio, il braccio opposto e spingiamo. Cambio lato. Ok, un po' di stretching anche per i tricipiti, braccio dietro la testa, prendo il gomito e spingo verso il basso. Cambio braccio. Ok, mi alzo, allargo le gambe, da qua. Scendo verso il basso, mi allungo verso un lato, afferro la caviglia e vado ad allungare i muscoli posteriori della coscia. Tengo la posizione. Ok, ripasso dal centro, vado all'altra gamba. Torno al centro. Srotolo piano piano la schiena. Ok, da qua porto la gamba avanti, l'altro ginocchio a terra, vado a allungare un po' il quadricipite dello psoas, spingo il bacino verso il terreno. Ok, cambio gamba.
Ok, ora da qua porto in alto il sedere e vado ad allungare bene tutta la schiena, spingo a terra con i palmi, allungo bene tutta la schiena. Piano piano rilasso. Ok, e il nostro allenamento è finito. Ok, lo so Paola, però abbiamo a disposizione solo 20 minuti. Grazie comunque per aver partecipato, grazie a tutti quanti. Spero che l'allenamento vi sia piaciuto. Ci vediamo settimana prossima. Buon weekend.